Carissimi amici di palermomania.it, buonasera. Abbiamo un ospite veramente straordinario, un palermitano che ci dà lustro, veramente il nostro amico avvocato Alessandro Dagnino, partner dello studio legale Pinelli Schifani e Dagnino, con sede legale a Roma, a Palermo e a Milano. Lo studio legale Pinelli Schifani e Dagnino sta concorrendo, è nella rosa dei candidati della shortlist degli studi presi in esame per un ambitissimo premio che il 21 novembre sarà, insomma, avrà una serata importante e probabilmente, insomma, vediamo se potremo festeggiare insieme questo premio Top Legal Awards per il Sud Italia. Per la prima volta uno studio di Palermo viene scelto, insomma, per fare parte di questo gruppo ristrettissimo e concorrere ad un premio così importante. Vedremo molto presto se possiamo festeggiare insieme a voi. Allora, in bocca al lupo per questa occasione straordinaria. Allora, avvocato, Grazie. vediamo innanzitutto l'avvocato Dagnino, oltre a essere un importante avvocato tributarista, è docente di diritto finanziario all'Università di Palermo e ha un distaccamento anche all'Università di Agrigento, un polo all'Università di Agrigento. È noto negli ultimi mesi per una interessantissima cosa che è accaduta perché ha riscontrato un cavillo tecnico sulla Serit, ha vinto una importante battaglia sulla Serit, mettendola in difficoltà per la faccenda della riscossione dei tributi attraverso una partecipata. Che cosa è successo? Ci spieghi meglio, avvocato? Sì, intanto grazie per questa opportunità e per aver, ecco, menzionato la nostra segnalazione nel novero dei studi legali più ecco, rilevanti all'interno del Sud Italia. Questo è un fatto che ci inorgoglisce parecchio. Io quest'oggi sono qui per parlare di riscossione dei tributi, perché la mia specializzazione è appunto la specializzazione nella materia tributaria e in particolare nella materia esattoriale all'interno della materia tributaria. Materia esattoriale nella quale io devo sottolineare che si tratta di una questione, di un argomento che in passato, io amo dire, era considerato un po' la Cenerentola del diritto tributario. Perché? Perché tendenzialmente le battaglie tra contribuente e agenzie delle entrate e amministrazione finanziaria si giocavano più sulla impugnazione degli avvisi di accertamento, cioè quando un contribuente non dichiarava il proprio reddito e l'agenzia delle entrate invece sostiene che il contribuente abbia prodotto un reddito superiore rispetto a quello dichiarato e quindi abbia occultato, nascosto una certa quantità di materia imponibile, allora si gioca la partita tra contribuente, quella tradizionale, quella che tutti conosciamo, tra contribuente e amministrazione finanziaria. Il contribuente dice di aver dichiarato tutto, l'amministrazione finanziaria invece sostiene che il contribuente sia stato un evasore per una parte del reddito, quindi abbia occultato, nascosto una certa parte del reddito prodotto all'amministrazione finanziaria, evitando di pagare le imposte. Quindi questa è sempre stata la materia, diciamo, che ha occupato i difensori nell'ambito tributario e che devo dire per una certa percentuale di lavoro occupa anche noi e il nostro studio. Ma in passato devo dire che si riteneva che al contrario la fase successiva alla fase dell'accertamento, e cioè la fase della riscossione, non fosse, diciamo, oggetto di particolari possibilità di tutela e di difesa da parte del contribuente. Perché? Perché la discussione importante sta nel definire la quantità di materia imponibile che viene tassata nella fase appunto dell'accertamento, che è la fase che ancora una volta, ripeto, contrappone l'agenzia delle entrate con il contribuente. Una volta che l'accertamento sia divenuto definitivo, oppure una volta che il contribuente abbia addirittura spontaneamente dichiarato le imposte e non le abbia versato, direttamente arriva la famigerata, tutti la conoscono anche non essendo tecnici della materia, la famigerata cartella di pagamento. Ebbene, sulla cartella di pagamento, che è indirizzata non dall'Agenzia delle Entrate ma dal cosiddetto agente della riscossione, in Sicilia abbiamo la Serit Sicilia SPA, nel resto d'Italia abbiamo il gruppo Equitalia, ecco, tutti quanti conoscono queste denominazioni, le denominazioni di queste società, e anche senza, ripeto, ecco, essere addetti
addentro alla materia, perché credo che nessuno o pochissimi non abbiano avuto almeno una volta a che fare con una cartella di pagamento. Allora, tornando al discorso di un momento fa, sottolineavo che rispetto alla cartella in passato si riteneva che non ci fosse quasi, o diciamo, raramente ci fosse qualche spiraglio di difesa. Bene, noi in alcuni nostri precedenti, uno dei quali è quello che lei ha citato, abbiamo tentato di introdurre degli elementi in materia esattoriale per contestare la violazione di alcuni diritti del contribuente, non soltanto nella fase dell'accertamento, ma nella fase della riscossione. Devo dire che questa nostra scelta e questa nostra attività è un'attività che per certi versi ha anche una ragione non meramente così professionale, ma in qualche modo spesso anche ideale, se mi è consentito dire, perché io devo confermare che nella mia pratica professionale quotidianamente mi trovo ad avere a che fare con contribuenti che vengono a me, leggono, ricevono questi atti nella famigerata busta nera che l'agente della riscossione, che la Serit o la Equitalia invia loro, e trovano dei codici, dei numeri, delle cifre, delle indicazioni sintetiche che non riescono in alcun modo a decifrare. Allora io spesso ho il vezzo di, se mi posso permettere, di dire e spiegare ai clienti che questo fatto, questo obbligo di dover decifrare le richieste degli esattori non è un obbligo nuovo, diciamo, che si pone, non è una necessità che si pone negli ultimi tempi, ma è una necessità che risale alla notte dei tempi. Sappiate che la stele di Rosetta era un documento che aveva un contenuto tributario. La stella di Rosetta, che insomma, tutti sanno, è considerato uno dei primi documenti scritti, il documento che ha consentito di decifrare i geroglifici egiziani, era un documento che contiene degli atti di natura tributaria. In particolare era un documento che conteneva una specie di statuto dei diritti del contribuente ante litteram, cioè un documento con il quale si traducevano in diverse lingue i diritti che un certo re aveva concesso ai propri contribuenti, che avevano in questo modo la possibilità di opporsi alle richieste degli esattori. Quindi, diciamo, il rapporto tra esattori e contribuenti non è un rapporto nuovo, è l'esigenza di tutela dei contribuenti rispetto all'attività esattoriale, anche questa. Non è un fatto nuovo, è un fatto, diciamo, che appunto merita che sia attenzionato, e devo dire spesso è anche espressione del rapporto all'interno della società tra cittadino e Stato. C'è un recentissimo libro che io ho avuto modo di leggere e approfondire, che si intitola Per il bene e per il male, che è un libro scritto da un collega, Charles Adams, un collega inglese che opera in Italia, il quale elabora una storia dell'umanità partendo dalla considerazione dell'evoluzione dei sistemi tributari, della tassazione. Cioè parte proprio là, dalla stella di Rosetta, e arriva fino ai giorni nostri, e dimostra come le modalità con le quali lo Stato esercita l'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti rappresentano, sono ben suscettibili di rappresentare il tipo di Stato in cui si vive, e il tipo di società, il tipo di concezione che si ha di una determinata società in un determinato momento storico. E peraltro evidenzia, e questo è un fatto altresì noto a tutti, che gran parte degli stravolgimenti sociali che si sono avuti nel corso della storia si sono avuti per ragioni di carattere tributario. Spesso, almeno quando si arriva a superare certe soglie, quello è spesso visto da parte della cittadinanza come il momento, certo, per reagire. A volte, non è questa ovviamente l'auspicio che io ho, a volte addirittura la storia si constata in maniera violenta, altre volte in maniera invece pacifica, come appunto secondo me sarebbe più corretto. Le tasse vanno pagate. Non piace a nessuno, probabilmente se ne pagano troppe, probabilmente non piace pagarle perché forse non c'è un riscontro effettivo dall'altra parte, perché se il cittadino poi vedesse lo scopo del pagamento delle tasse, lo scopo primo è quello di avere poi dall'altra parte come risultato è di avere una società organizzata, esatto, e quindi condivido
perfettamente l'osservazione. Condivido perfettamente l'osservazione. Dall'altra parte, è un ovvio. Sistema paese funzionante, insomma, quindi avere proprio una città dove non funziona assolutamente nulla, ecco, non è un piacere in questo caso. Mi viene in mente la frase che tanto, ecco, scalpore ha provocato negli ultimi tempi di un ex ministro delle finanze, che ha detto: pagare le tasse è bellissimo. Cosa vuol dire? Nessuno, ecco, questo ha suscitato spesso e suscita tuttora ilarità nei dibattiti comuni. Allora, che cosa si intende dire? Pagare le tasse, io direi, più che è bellissimo, direi è necessario. Perché le tasse sono, ecco, il prezzo che il cittadino deve pagare per avere una città, una società organizzata. Questa peraltro è testualmente la frase che noi troviamo all'ingresso della sede dell'Internal Revenue Service, che è l'agenzia delle entrate americane. Allora, le tasse vanno pagate, però il problema dei rapporti tra cittadini contribuenti e soggetto impositore, faccio riferimento sia in Italia all'Agenzia delle Entrate che all'agente della riscossione, è un problema fondamentale da risolvere e che deve, diciamo, essere risolto in maniera oculata. Io, ecco, nell'ambito della mia attività professionale devo sottolineare che in alcuni casi ho fatto valere, devo dire anche con successo in molte occasioni, la violazione di alcuni diritti del contribuente, che nascono senza bisogno di sostanzialmente andare a fare chissà quali grandi studi, chissà quali grandi indagini, nascono proprio spontaneamente. Quando il cittadino viene da me e dice: avvocato, ma in questa cartella mi si chiede di pagare 50.000 euro, 40.000 euro, ma io a suo tempo avevo dichiarato delle imposte di 20.000 euro, come hanno fatto a diventare 40.000 euro? Allora, questa è l'osservazione, diciamo, dell'uomo comune, dell'uomo che non conosce il dettaglio della materia, ma è un'osservazione che, nella misura in cui viene fatta, già di per sé dimostra che c'è qualcosa che non funziona nel sistema. E che cos'è che non funziona? Il principio della motivazione. Il principio della motivazione dell'atto di imposizione, come in generale della motivazione di qualunque atto amministrativo, è un principio fondamentale, che è un principio non solo di diritto, ma è anche un principio di giustizia. Perché se al contribuente viene chiesto di pagare 40.000 euro quando lui ne aveva dichiarati l'anno prima 20 e si sono trasformati col decorso di un certo lasso temporale in 40, gli si dice: la differenza me la devi a titolo di interessi, di sanzioni e di compensi di riscossione. Il cittadino resta disarmato perché non capisce le ragioni per le quali gli interessi sono in misura così elevata, i compensi di riscossione sono in misura altrettanto elevata e le sanzioni vengono a accumularsi in maniera tale da determinare spesso anche un anatocismo, cioè queste diverse componenti determinano il calcolo anche di interessi su interessi. Alcune addirittura a volte si lamentano e dicono... Quindi si può impugnare in ogni caso, allora, la cartella? Il suggerimento che do è, se voi la cartella non la capite, questo è un indice del fatto che probabilmente la cartella ha dei profili di illegittimità, perché la cartella non dovrebbe essere redatta per essere compresa da un avvocato tributarista, la cartella dovrebbe essere redatta per essere compresa da un cittadino comune, quindi deve contenere delle indicazioni tali che il cittadino deve essere in grado di capire quali sono le spiegazioni, qual è la causale e come sono state calcolate tutte le somme accessorie. Una battaglia che noi per esempio stiamo conducendo in questo momento è posso usare veramente la parola battaglia, è la contestazione del calcolo degli interessi che fa la SERIT. Tra interesse legale, interesse moratorio, interesse di dilazione e compensi di riscossione, spesso si supera facilmente la soglia del 15% di incremento annuo della somma indicata a debito. Quindi, diciamo, qua, vedete, non è che, ecco, io non vorrei che qualcuno potesse pensare ma le tasse si devono pagare, è giusto, nessuno vuole mettere in discussione che le tasse si debbano pagare, però le tasse si devono pagare con delle modalità che siano ragionevoli, con delle modalità che siano comprensibili e che non siano eccessivamente onerose per il debito del contribuente. E soprattutto colgo l'occasione per sottolineare una fondamentale differenza: mentre chi non dichiara il proprio reddito e quindi incassa, per intenderci l'idraulico che incassa i famosi 100 euro per il servizio a domicilio e non li dichiara, e allora quello sì è evasore fiscale, nella maggior parte dei casi, quando siamo di fronte ai rapporti tra contribuente e esattore, non siamo di fronte a una situazione di evasione. Io devo dire, nell'80 forse passa per cento dei casi che ho in studio, mi trovo con persone che dichiarano le imposte, quindi dicono al fisco quanto reddito hanno prodotto e quante imposte avrebbero dovuto versare, e poi
poi non li versano, non versano, non versano. Quindi, le somme. Chi è l'evasore? L'evasore sostanzialmente è chi nasconde materia imponibile, chi invece dichiara il proprio reddito e il proprio debito di imposte e poi non lo versa. Può darsi che sia, diciamo, certamente va perseguito dal fisco, perché non basta dichiarare il proprio debito, ma bisogna anche pagarlo. Però non siamo di fronte ad un'ipotesi di evasione. L'evasione è tecnicamente soltanto la condotta di colui che nasconde il proprio reddito al fisco. Chi invece il proprio reddito lo dichiara e poi non lo versa è, direi, semplicemente un indebitato, un debitore, una persona che riconosce di dover pagare delle somme e quindi non ha nascosto alcunché all'erario e che però non le versa. A volte non le si versa perché si pensa di scappare, altre volte, ma comunque. Che fine fa l'indebitato? L'indebitato che fine fa? L'indebitato fa la fine di colui che si trova un debito conclamato che non è più contestabile, perché lo ha detto lui. Se io ho dichiarato di aver prodotto 100 euro di reddito e che quindi dovevo pagare 30 euro di imposta, non posso negare di dover pagare questi 30 euro. Quindi, diciamo, non ha, ecco, posto in essere una condotta fraudolenta che può essere ad esempio perseguita penalmente, lo può essere soltanto in determinati casi di particolare, ecco, diciamo, censurabilità della condotta, non entro nei dettagli tecnici, ma diciamo comunemente non è una condotta perseguibile penalmente. E nella maggior parte dei casi che io ho in studio, la condotta di chi non ha le risorse economiche, certo, perché l'impresa specialmente in questi ultimi anni, perché l'impresa non consente di produrre redditi tali da pagare le imposte si pagano nel corso del tempo, e soprattutto bisogna anche tenere conto del fatto che mentre i fornitori delle imprese sono quelli che di cui l'imprenditore o il debitore conosce il volto e quindi, diciamo, sono i primi che si cerca di pagare, il fisco si tende, diciamo, di fatto, bisogna ammetterlo, a metterlo da parte, a metterlo in un secondo momento, perché reagisce successivamente, cioè non è così reattivo come il fornitore che ha consegnato della merce e vuole subito il pagamento. Il fisco prende un po' più di tempo per pagare, però bisogna stare attenti, perché è vero che il fisco si impiega un po' più di tempo, ma è inesorabile, cioè il fisco poi arriva a distanza di un anno, arriva a distanza di due anni, ma arriva in maniera inesorabile, con dei poteri che la legge gli consente di esercitare a carico del debitore, che sono assolutamente, diciamo, di carattere elevatissimo e suscettibili di mettere in gravissima difficoltà e di determinare a volte anche, ecco, insomma, l'interruzione dell'attività di impresa. E allora stiamo attenti, perché non pagare il debito dichiarato al fisco è un'attività estremamente pericolosa, perché il debito si consolida, decorrono gli interessi di mora. Di solito si va, perché la prassi di molti contribuenti è di andare presso l'agente della riscossione e chiedere una dilazione di pagamento, cioè fammi consentire di pagare nell'arco di un certo periodo di tempo, ma stiamo attenti, perché la dilazione di pagamento, credo, insomma, sia lecito dirlo, è un grande, potremmo dire, business dell'agente della riscossione, perché la dilazione di pagamento determina notevolissimo lucro dell'agente della riscossione, notevolissimo guadagno dell'agente della riscossione, perché calcola gli interessi moratori e i compensi di dilazione. Pensate che addirittura i compensi dell'agente della riscossione decorrono in ragione del 9%, e sono suscettibili di aumentare col decorso dei tempi per il pagamento. Quindi, dico, è chiaro, io devo dire, ho constatato casi nei quali i miei assistiti, anche con la massima buona volontà, perché poi al passare del tempo si vuole in qualche modo sistemare la propria situazione, con la massima buona volontà, hanno dei redditi di impresa che sono appena sufficienti a pagare l'importo degli interessi che decorrono. Quindi, anche con la massima buona volontà, utilizzando la totalità dei redditi dell'impresa, potrebbero solo pagare interessi all'agente della riscossione e non abbatterebbero mai la sorte capitale. Questo, chiaramente, io devo dire che in più case ho auspicato, e raccolgo anche gli auspici dei miei clienti, che si, ad esempio, considerata l'attuale fase di difficoltà economica, si determini perlomeno una moratoria sul decorso degli interessi dei debiti tributari. E allora spesso il contribuente viene da me e che cosa si fa? Si cerca di trovare una strada per comunque contestare l'attività dell'agente della riscossione quando questa è suscettibile, diciamo, di violare i diritti del contribuente. E quali sono le argomentazioni che si fanno valere più spesso? Uno, il calcolo degli interessi, ed è la battaglia che stiamo facendo, stiamo conducendo adesso. Noi abbiamo, devo dire la verità, sollevato di tutto, tutti i vizi formali, ad esempio la mancanza di sottoscrizione. Abbiamo avuto dei recenti precedenti della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che ha affermato che, accogliendo uno dei
dei nostri motivi, che è una cartella non firmata, è una cartella che è come se non esistesse giuridicamente. Quindi anche se sono passati parecchi mesi dalla notifica della cartella, se questa non è stata firmata dalla persona che l'ha redatta materialmente, secondo la giurisprudenza che abbiamo ottenuto in studio, sarebbe una cartella, diciamo, inesistente. E allora qualcuno mi dice: ma sì, però noi otteniamo questo annullamento della cartella e poi ne emettono un'altra magari firmata. E no, perché state attenti, il contribuente ha dei diritti che non sono noti ovviamente ai più. Per esempio il diritto, diciamo, di far valere la decadenza. Se per esempio la decadenza dell'agente della riscossione, cioè l'agente della riscossione è un termine per notificare la cartella, che è il termine previsto dall'articolo 25 del DPR 602 del 73, e questo termine può essere di 2 anni, di 3 anni o di 4 anni a seconda dei casi. Allora capita in diverse occasioni di constatare che l'agente della riscossione notifica la cartella decorsi questi termini. E allora attenzione, perché in questi casi si può far valere l'illegittimità dell'attività dell'agente della riscossione, e allora ottenendo l'annullamento della cartella non si può emettere una nuova cartella, cioè il debito viene cancellato per sempre. Se c'è una decadenza è perché chi doveva notificare entro un certo termine non ha notificato, e poi pagherà chi ha sbagliato, ma non pagherà certo il contribuente, che ha il diritto, l'ha detto addirittura la Corte Costituzionale con un'importante sentenza del 2006, ha il diritto di avere notificata la cartella entro il termine di decadenza. Ancora un'altra cosa, state attenti, perché succede una cosa: oltre alla decadenza, che è questo termine più breve, 2, 3 o 4 anni, c'è anche il termine di prescrizione. Sappiate per esempio che gli interessi e le sanzioni si prescrivono in un termine piuttosto ristretto, che è un termine di 5 anni. Mentre i debiti di imposta in genere si prescrivono in un termine lungo, che è di 10 anni, gli interessi e le sanzioni accessorie, quindi se uno non paga una certa imposta poi decorrono gli interessi e anche le sanzioni, ebbene gli interessi e le sanzioni, a differenza dell'imposta, si prescrivono in soli 5 anni. Però bisogna stare molto attenti, perché quando si va presso l'agente della riscossione a chiedere la dilazione, quindi di pagare in modo dilazionato le somme, il termine di 5 anni, se è già decorso, viene annullato e ricomincia a decorrere da zero, perché la prescrizione si può fare valere solo a condizione di non riconoscere di dover pagare una certa somma. Quindi quando si va a chiedere aiuto, diciamo, allo sportello, capita spesso che l'agente della riscossione dice: vabbè, tu fammi un'istanza di dilazione. Ebbene, la firma di quell'istanza di dilazione determina la perdita del diritto di fare valere le prescrizioni che sono eventualmente maturate, perché la legge, non sto qua a spiegare le ragioni tecniche perché è così, ma sappiate che è giusto così, la legge ritiene che il pagamento di un debito prescritto sia una cosa consentita, diciamo, appunto, se il debitore riconosce il proprio debito, ha il diritto, diciamo, di pagare il debito prescritto. Ha il diritto, ma bisogna essere consapevoli. Cioè, io devo dire, spesso, ecco, mi trovo con le espressioni sbalordite dei miei clienti quando dicono: ma come? Io sono andato allo sportello, hanno inteso aiutarmi facendomi pagare a rate, e adesso lei mi dice che io ho perso il diritto di far valere la prescrizione delle sanzioni. Sappiate che le sanzioni spesso ammontano al 30 e a volte anche al 100%, cioè quindi sono suscettibili di aumentare da un terzo al doppio il debito di imposta. Quindi questi sono dei diritti del contribuente, senza poi menzionare, e torniamo all'origine del nostro discorso, quella recente sentenza che ha creato tanto scalpore, che ha dichiarato, insomma, sussistere delle difficoltà nel riconoscere la qualifica di agente della riscossione alla SET, sentenza che, devo dire, diciamo, è stata impugnata, è rimasto attualmente un singolo caso, siamo ancora in grado di appello, e quindi aspettiamo prima, ecco, di dare grandi speranze o grandi indicazioni di vittoria ai contribuenti, aspettiamo naturalmente di sentire l'opinione del giudice di appello. Nel frattempo devo anche sottolineare che in parte sono cambiati alcune norme di legge, quindi, diciamo, le questioni da sollevare sono sempre molto aperte, certo, e sono sempre tantissime. Noi, devo dire, in qualche modo ce ne inventiamo quasi tutti i giorni. Ma ecco, il messaggio che secondo me è utile che sia percepito è che il contribuente dal 2000, data in cui fortunatamente il Parlamento ha fatto una delle più importanti leggi in materia di diritto tributario, che è lo Statuto dei diritti del contribuente, la legge numero 212 del 2000, ebbene dal 2000 si può dire che il contribuente, di fronte alla pretesa dell'Agenzia delle Entrate, della Equitalia o della Serit, non ha più solo doveri, ma anche dei diritti.
E allora conoscere questi diritti e soprattutto farli valere quando ce ne siano i presupposti, credo che, specialmente in questo momento storico, sia assolutamente, diciamo, necessario. E io so che su questo lei molto presto scriverà anche un libro, Stiamo per cui noi pensando a questa cosa. attendiamo assolutamente di ricevere questa notizia. È stato illuminante ascoltarla e parlare con lei. La ringraziamo per essere stati accolti in questo bellissimo studio. Grazie a voi per E essere oggi venuti. lei era impegnatissimo, ci ha accolto divinamente bene, grazie ancora. Salutiamo con questo i nostri cari amici di palermomania.it e ci rivediamo molto presto, alla prossima. Buonasera.